guardando le Paralimpiadi, credo che si possa capire quanto siano pazzeschi e incredibili i risultati che fanno gli atleti paralimpici solo se si è stati atleti di alto livello dello sport. Perché, diciamo, un fruitore medio delle Paralimpiadi apprezza il fatto che una persona riesca a correre, a saltare, a giocare a determinati sport, ma la realtà è che fanno cose che sfidano la fisica. Cioè, capire quanto è difficile fare un salto in lungo senza una gamba, senza due gambe, lo capiscono tutti, ma chissà cosa vuol dire fare 6-7 metri di salto in lungo senza un arto, senza due archi. Capisce benissimo che quello che stiamo vedendo è qualcosa di sovraumano veramente, e quindi credo che questa sia la prima riflessione sull'importanza di un progetto di questo genere che sottolinei l'impatto dello sport paralimpico nelle vite delle persone portatrici di handicap o disabili. Quello che io penso è che i bambini siano gli unici sul quale abbiamo delle possibilità per fare cambiare la percezione della realtà. Purtroppo noi adulti siamo troppo condizionati, siamo cresciuti in una società ancora troppo indietro su determinati temi. Io, come ricordava Giusto, ho scritto un libro per bambini, sempre relativo alla mia esperienza, ho praticato uno sport da maschio, dicevano, il lancio del martello, era previsto solo per gli uomini quando ho iniziato a lanciare. Mi dicevano che sarei diventata un uomo, che sarei diventata brutta, che sarei diventata grassa, cioè qualsiasi tipo di considerazione stupida, banale, retrograda. Io per fortuna sono andata avanti, ho fatto la mia carriera, ma riflettendo e guardandomi intorno ancora adesso, i bambini e le bambine ricevono un'educazione completamente diversa. E quindi, se già quella è una percezione alterata della realtà, figuriamoci qual è la predisposizione verso il mondo della disabilità. Quanta strada c'è ancora da fare? Spesso si parla di pari opportunità e si parla sempre di quote rosa, ma le pari opportunità riguardano tantissime categorie di persone, non solo le donne, perché si dice non ci sono donne dirigenti, ma quante persone disabili ci sono dirigenti? Con disabilità fisiche che non precludono in nessun modo la capacità dirigenziale o amministrativa. Pochissime.